Ragazzi, questa è la situazione della nostra camera d'hotel una volta completato l'ultimo scherzo di questo video. Infatti per 24 ore ho fatto degli scherzi a tutti quanti i miei amici e sono letteralmente in questo momento mi odiano. E detto ciò, direi che possiamo iniziare. Primo scherzo, signori, in questo momento Pooh e Ferro si trovano all'interno dell'hotel, mentre io e Sweetie, che è il mio complice per questo video, siamo usciti fuori. Allora, oggi abbiamo registrato un sacco di video che usciranno prossimamente sul canale, ma ci dovrebbero arrivare delle clip dal videomaker. In teoria tra qualche ora. E lo scherzo è incredibile perché mi sono messo d'accordo con lui. Il nostro compito adesso è far finta tipo di fare un vlog, andiamo in camera e una volta che gli arriveranno le clip noi gli eliminiamo. Si incazzeranno. Epico sta roba. Buongiorno e benvenuti nella stanza di Pooh. Signori, questa è esattamente la nostra stanza. Ferro alloggia lì. Qua ci sono Squeezy e Pooh che dormono, mentre lì dove vedete più casino è la mia stanza, il mio letto, vabbè. E qua abbiamo solito demente Maurizio, ha condiviso la cartella. Oh, ne ho messe tutte, zio. Aspetta, una cosa. Fermo. No, fermo. Che c***o fai? Fermo. Devi stare fermo. Fermo. No, zio, zio, mi siedo qua. Mi siedo. Ah, no, allora, però. No, sono serio. Sono serio, chi? Vabbè, allora. Mi dà fastidio. Ti do 5. 5 euro meno la 5. Devo controllare una cosa. Per favore. Vi do un attimo un piccolo spoiler di quello che andremo a fare durante le prossime settimane. Ti ho eliminato le clip dal drive, fratello. No! Addio al video! Oh, cosa stai? No, aspetta, cosa stai dicendo? Che lui ti ha mandato le clip e io te le ho eliminate. No! No! Raga, sta roba, vi giuro, non fate mai una roba del genere a uno youtuber, che lo fate sclerare. Best, cioè, tu sei proprio una persona schifosa. Non tu ti devi vergognare. Raga, non riesci a pubblicare il video, sta cosa è un danno assurdo. Sto ragionando un attimo, zio. Zio, sei fortunato che mi hai beccato la sera stanco. No, no, fermo, non staccarmi il telefono, sto bloccato. No, è maltrattamento. Non puoi fare. Riproduzione sessuale tra due uomini. Zio, devi chiamare Mauri, per forza, ti devi rimandare le clip. Non te l'ho ancora caricata la tua. Sai perché non me l'ha caricata? Quindi spiegaglielo tu perché non gliel'ha caricata. Perché quel Mauri sono io. No. Oddio. Allora, vi spiego brevemente un attimo cosa è successo. No, 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 devo spiegare qualcosa di serio. Quindi cosa abbiamo fatto? Ci siamo creati un finto account in pratica di Drive. Abbiamo creato una finta cartella e ci abbiamo messo un video a caso sopra. Raga, per quest'altro scherzo devo parlare davvero pianissimo. Infatti in questo momento ci sono tutti quanti dall'altra parte che si stanno addormentando. Vi ho preparato una bottiglia d'acqua vuota qua solamente per andarla a riempire. E dato che a quest'ora io praticamente non c'ho nulla da fare, ho deciso che gliela andrò a buttare addosso tanto per svegliarli. Boh. Boh. No, aspetta. Ferro. Ferro. No. Buongiorno ragazzi, sono le 6 del mattino. Devi svegliarti veloce che tra poco abbiamo l'appuntamento. Ma no. Ma che zio, ho freddo. Sono le 2 mezzanotte. Non sentivo niente. Mi sentivo lì il pip. Oh zio, guarda. È incazzato vero, raga. Buonanotte quindi, Ferro. No zio, per favore. No, fermo. Fallo un'altra volta. Fallo un'altra volta. Non sto scherzando, fallo un'altra volta. Lo faremo un'altra volta. Prossimo scherzo, ragazzi, non devo urlare perché in questo momento Pooh si trova esattamente all'interno della doccia, quindi non mi deve sentire. Lo scherzo è davvero molto semplice, infatti toglieremo questa chiave qua all'interno di questa tipo roba che ci permette di avere la luce in camera. Una volta tolta ci sarà del tutto buio e Pooh all'interno della doccia rimarrà a secco di energia e grazie a Ferro, che adesso si è appena svegliato, e Squeezy, che pure si è svegliato, andremo a farlo cagare sotto, metteremo una musica mega horror e la cosa divertente sai qual è? Che sono le 2 di notte. Esatto. Zio, ci
Lui sta facendo la doccia e uscirà nudo, spaventato. Esatto. E poi è un cagasotto incredibile ed è anche stupido, quindi riuscirà a cascarci il doppio. Io in pratica mi nasconderò dietro questa tenda, vicino alla finestra. Dopo la chiuderemo anche. Ferro si nasconderà esattamente sotto il letto. E Squeezy qua, tipo dietro le canote. Tanto in teoria dovrebbe starci. No, per favore. No, non hai capito. Che c***o è? Ma dove cazzo siete? Ma che cazzo è qua? No, 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 per favore. No, per favore. Lasciatemi stare. Dai, cos'è qua la mano? Dai, dai, mi devo asciugare, per favore. Dov'è la chiave? No, dai. Dammi la chiave. Zio, 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 zio. Siamo rimasti solo noi due. Non so cosa è successo. Non so cosa è successo. Hanno spento le luci. C'è una paura boia. Dobbiamo stare molto attenti. Tu mi hai spento la luce. Non è vero. Ti sei messo d'accordo con loro, lo so. Con loro chi? I tuoi amici di merda. Come facciamo? Qui non c'è niente. Qui non c'è la chiave. Zio. Chi era in alto? Squeezy! È Squeezy! Oddio! Scendi giù, scendi giù! Cosa fai? L'hanno rapito! L'hanno rapito anche lui, papà! Scendi giù! Tutto ok, Squeezy! Che cazzo fai? Ma sei rincoglionito! Stai, dai, sono in doccia! Sei ancora nudo! Manca l'ultimo, zio! Che è la persona più stupida del mondo, ti giuro! Io pure ho rimesso la lacca, così mo si deve ripulire. Esatto, gli abbiamo messo la lacca mentre non si capiva nulla. Probabilmente non l'avreste neanche visto perché era tutto buio. Quindi scherzo abbastanza devastante. Poi, piccolo recap. Siete delle merda. Ultimo scherzo in questo momento. Poa, Squeezy e Ferro se non sono andati via dalla stanza. Quindi ho un'occasione importantissima per fare una cosa abbastanza estrema. Infatti voglio prendere questa stanza e capovolgerla del tutto. Per esempio gli prenderò i materassi, magari ne metterò uno dentro l'armadio, così che quando torneranno aprono la porta e tipo magari gli casca in testa. Poi gli ruberò le valigie, le metterò da qualche parte nel corridoio. Insomma, appena torneranno a casa, quindi tra circa 2 orette, si incazzeranno di brutto. Questo è il materasso di Ferro, raga. Adesso lo metto dentro al bagno. Magari prendiamo qualcuna delle loro magliette e gliela mettiamo tipo fuori dal terrazzo qua, che tipo sta per cadere dalla finestra magari. E per essere un pochino realistici, facciamo anche che apriamo la mia valigia e la buttiamo letteralmente a caso così. Le scarpe di Powa già che sono orribili le buttiamo ovunque. Un pochino di carta igienica per abbellire il tutto. Qua adesso vi facciamo super un attimo mega vedere la stanza. Facciamo un attimo vedere le robe. Oh! Che c***o è? No, accendi la luce. Non scherzo, vado a chiamare la reception. No, vai, che dove c'è ragazzi, ci hanno griffato tutto. Togli sta roba. Perché non c'è il dovere? controllate ovunque. C'è una persona che qua metterà tanto in ordine. Perché se dovessero mai essere entrati i ladri, non possono non prendere un computer qua. Mac. No, qua non hanno rubato nulla, sono entrati per griffarci. C'è qualcuno che sicuramente è entrato prima degli altri. Io non sono entrato prima. Vero? Di Non sono entrato prima di nessuno. Vero? Quello è il mio letto. Cosa è successo? Raga, ci hanno griffato la stanza. No, ma aspetta. Allora, ci hanno griffato tu. È un parolo. No. Aspetta, ma perché io? Perché io? Aspetta, oh. Ok, mi metto. Ok, mi metto io. Ok. Dobbiamo solo parlare. Cioè, secondo te io griffo la mia stessa stanza? No. Chi è l'ultimo che è uscito? Ma non sono uscito. Sei rientrato. Non è vero. No. Questa riga è la situazione in stanza esattamente. Adesso vi faccio vedere un attimo meglio. Scusate, ma mi serve la carta igienica, dov'è?